Ben ritrovati. Nel video sull'introduzione dell'energia abbiamo affermato che la materia produce delle onde elettromagnetiche a spirale, che sono anche suoni. Oggi vedremo in dettaglio cosa sono realmente le spirali, come si formano e come si misurano. La spirale, come si vede in questa figura, nasce dalla pulsazione delle cariche elettriche. Le cariche più e meno, in qualsiasi tipo di materia, sono sempre diseguali come numero. Sappiamo che le cariche con segno uguale si respingono, comportando nel flusso un leggero allontanamento tra esse. Quindi nella rotazione, pulsazione, tendono progressivamente ad allontanarsi producendo questa forma. In realtà questo fenomeno non corrisponde al numero aureo, che comunque si avvicina. La sezione aurea, la sequenza di Fibonacci, la spirale pitagorica, sono tentativi di rappresentazione matematica di questi flussi, ma non hanno un riscontro esatto in natura, per il fatto che la pulsazione non è regolare e subisce l'influenza di svarianti fattori. Le spirali risultano infatti di svariate forme. La spirale naturale è una risultante dell'energia prodotta da un certo tipo di materia e la sua interazione con le altre energie circostanti. Come possiamo avere un riscontro pratico e osservabile della pulsazione? Osserviamo questo magnete al neodimio, che teoricamente dovrebbe orientarsi come in una bussola secondo il campo magnetico e prendere una direzione precisa. Vediamo che non è così. Il magnete, sospeso, legge le energie circostanti e inizia ad oscillare. Questo succede perché le cariche elettriche nell'etere sono pulsanti. Ciò significa che l'energia si contrae e si espande in continuazione, come vediamo nel nostro cuore, per cui si crea un'alternanza continua di cariche positive e negative. Questo spinge il magnete a seguire questa pulsazione, cambiando continuamente direzione, cioè oscillando. Ricordate che la pulsazione non è vibrazione, termine abusato e usato in modo inappropriato. La vibrazione può essere un prodotto secondario della pulsazione. L'energia pulsa, non vibra. Ora vediamo come rilevare l'esistenza dell'energia. Utilizziamo le bacchette, che anticamente erano semplicemente di legno. Queste sono realizzate col filo di ferro, per comodità. Va bene qualsiasi materiale permeabile alle onde elettromagnetiche. Misuriamo l'energia di una pigna. Vediamo come nel punto di concentrazione della spirale si incrociano, rivelandoci la sua intensità. Perché le bacchette si incrociano? Le mani dell'uomo producono una polarizzazione, per cui avremo, per esempio, nella mano destra una prevalenza di cariche positive e negative nella mano sinistra. Queste cariche sono trasferite alla bacchetta attraverso la mano, per cui viene caricata e polarizzata. Quindi risultano come delle estensioni delle nostre mani, sensibili e mobili. Anche gli insetti utilizzano delle antenne, cioè delle estensioni, per leggere le informazioni. In questo modo sono in grado di avvertire un temporale, un cambiamento climatico e altro. Anche noi possiamo farlo, e vedremo in seguito come. Ora nella spirale si forma un vortice di cariche elettriche, positive e negative, per cui le cariche della bacchetta in esubero vengono attirate da esso, quindi si muove verso il fulcro del vortice. Una volta raggiunto il centro, la bacchetta inizia a stabilizzare il numero di cariche, positive e negative, fermandosi. Lo stesso avviene con entrambe le bacchette che finiscono così per incrociarsi, indicandoci il punto esatto del fulcro della spirale. Perché questo avvenga è necessario che la spirale sia concentrata in uno spazio piuttosto ristretto, altrimenti la lontananza non avrebbe influsso sulle bacchette. Le grandi spirali, infatti, non le possiamo misurare direttamente. Le bacchette le possono utilizzare tutti, ad una sola eccezione, lo stato di salute. Perché avvenga una corretta polarizzazione nelle mani, occorre che il corpo sia in un buono stato di salute. Se non funzionano, è un'indicazione che qualcosa non va, come per esempio una patologia in corso, un'infiammazione, o anche un medicinale che disturba il campo elettromagnetico del corpo. Ora che abbiamo visto come si rileva una fonte di energia concentrata e ristretta, in questo caso condensata e rilasciata dalla pigna, vediamo come dimostrare l'esistenza delle grandi spirali positive e negative, già intuite da Marconi e Ghina. Abbiamo detto che le onde elettromagnetiche delle spirali sono anche suoni, quindi seguono le stesse dinamiche usate nell'architettura del suono,
come ad esempio in un auditorium, dove il suono, attraverso le forme costruite appositamente, viene fatto rimbalzare e viene convogliato in punti stabiliti. Usiamo una ciotola a forma di cupola. Questa forma cattura le onde e le fa rimbalzare verso il centro, creando una condensazione dalle grandi spirali che altrimenti non sarebbero misurabili per via della loro estensione. Ora che abbiamo un flusso ristretto, lo possiamo individuare. Se posizioniamo la ciotola verso l'alto, vediamo come cattura e condensa l'energia della spirale discendente, restituendo un flusso verso l'alto e non verso il basso. Se posizioniamo la ciotola verso il basso, vediamo invece come cattura la spirale ascendente, restituendo un flusso che rimbalza verso il basso e non verso l'alto. Questo è un modo molto semplice per ottenere la misurazione e la lettura del comportamento di queste energie. Il segreto quindi per riuscire a catturare e condensare le energie sono le forme. In passato queste conoscenze sono state utilizzate nelle forme architettoniche realizzate appositamente per canalizzare e condensare le energie naturali. Abbiamo tanti esempi, dalle Domus Deianas ai nuraghi, ai pozzi sacri, alle grandi cattedrali e tantissime strutture simili costruite in tutto il mondo, tra le quali anche le piramidi. Avevate chiesto anche come individuare e misurare una spirale positiva e negativa. A questo scopo ci viene d'aiuto il pendolo. Il pendolo è uno strumento molto semplice, fatto in qualsiasi materiale permeabile alle onde elettromagnetiche, come il legno, il metallo e alcuni tipi di pietra. Qual è il suo principio di funzionamento? Il pendolo, tenuto in mano, riceve le informazioni dall'energia della mano e dall'oggetto che si vuole misurare. In pratica, dall'incontro delle due energie, quella della mano e quella dell'oggetto, si crea nel mezzo una risultante che ha una forza cinetica, per cui il pendolo viene spinto a muoversi in una direzione che può risultare un'oscillazione o una rotazione. Ora proviamo a misurare l'energia del caffè, per fare un esempio. Vediamo come ruota a sinistra. La rotazione a sinistra indica energia positiva. Vediamo come si comporta con l'aglio. Ruota a destra, quindi sta emanando energia negativa. Il grado di intensità si vede dalla velocità e dall'ampiezza della rotazione. Abbiamo visto come possiamo iniziare a studiare le energie della materia osservandole e misurandole con degli strumenti molto semplici. Nei prossimi video mostreremo un uso dettagliato delle bacchette del pendolo e le molteplici applicazioni. Le misurazioni, come vedremo, sono utili non solo per individuare le energie positive e negative, per esempio degli alimenti e degli oggetti, ma anche per ricevere informazioni precise dalle forme. Come la risultante dell'incontro di varie energie restituisce delle informazioni, anche la conoscenza è il risultato delle interazioni e delle condivisioni. Restate con noi e fate le vostre ricerche, sperimentando di persona tutto quello che stiamo mostrando. Ci farebbe molto piacere ricevere i vostri riscontri. Il viaggio continua!